Principessa sarai tu. A Barletta un ciclo di incontri e di letture organizzati dall'Associazione Mirabilia presso la sezione decentrata della Biblioteca Comunale, la sezione dedicata ai ragazzi e ubicata in Via dei Pini. Una serie di incontri che prende il via proprio l'8 marzo, che parla di ritratti di bambine, di donne, ma anche di differenze di genere, del pensiero, della creatività, del coraggio femminile, dei diritti conquistati. Una riflessione attraverso i libri con gli alunni delle scuole primarie. Ci sono ormai grandi autori, grandi soprattutto autrici, che scrivono per bambini e per ragazzi e che parlano con le loro storie appunto di genere e di stereotipi. Sono anche appunto fiabe riscritte, classiche, che si ispirano appunto all'immaginario classico dell'infanzia, con storie che appunto sono state riscritte e reinterpretate, quindi Cenerentole che non aspettano certo di essere riscattate da una fata o che aspettano il principe azzurro, o libri anche che parlano, noi abbiamo anche una rappresentanza, una forte rappresentanza di libri che parlano anche di eroine, di donne coraggiose, anche del passato, del presente, perché quello che vogliamo fare è celebrare questo 8 marzo ripercorrendo anche attraverso le storie, attraverso anche le fiabe, i racconti di grandissimi autori, di grandi illustratori e illustratrici e scrittrici, ripercorrere quello che è stato il lungo cammino della storia e dei diritti delle donne. Quindi un fatto diciamo luttuoso come quello dell'8 marzo, che ricorda che celebra l'8 marzo, noi vogliamo dedicarlo invece all'intelligenza delle donne, al loro coraggio, alla loro forza, alla loro creatività. E questi appunto sono tutti diciamo, personaggi femminili, sono bambine appunto forti, intelligenti, molto intraprendenti, sono bambine molto indipendenti anche, come Pippi Calzelunghe, di cui quest'anno si celebra il 70° anniversario dalla pubblicazione del libro. Bambine come Mafalda, che hanno fatto la storia diciamo, anche delle donne della nostra generazione. Sono libri che raccontano anche appunto personaggi femminili importantissimi del nostro passato, le grandi scienziate, le grandi filosofe. La Barletta per News 24.City, Floriana Tolve.